adesso abbiamo detto questo, passiamo a qualcos'altro. Passiamo a qualcos'altro ed essenzialmente passiamo alle conferenze che teniamo, alla specificità delle conferenze che teniamo. La conferenza che teniamo... Sei pronto? Ciao, dimmi. Ciao Giuseppe. Dimmi tutto. Senti, no, pensavo adesso... sì, io posso... Cioè, non ti seguo, non ti capisco. Okay. Questo è... vabbè. Sì, lessico sì, in quanto lessico va bene. Tu usi... È il linguaggio forse che io non... Vabbè, questo è tanto per chiarire le cose, no? Quello che sento come fondo, come coso, è che è per molti anche, come male, diciamo così, è che nel nostro immaginario, immaginario collettivo, diciamo, no? Tanto per capirci, almeno il nostro, c'è l'attesa, di quello che chiamano il salvatore, sai? Salvatore della patria, in politica anche, salvatore della patria, l'uomo della provvidenza, l'unto del Signore che metterà ordine, certo. Il taumaturgo, il mago, e via andare. Certo. Insomma, mi sembra che ci hanno obbligato, forzato a non pensare, a delegare anche il pensiero. Sì, questo è uno è dei... pericoloso pensare. Sì. Sono d'accordo con te. È facile anche non pensare, vero? Che miseria. Già. Ma una cosa facile non è mai, penso io, morale o etica. È noi, facile pensare. Non dal nostro punto di vista. Tu sei meccanico, hai detto. Sì. Lo sai, le cose facili non hanno nessun valore, vero? O poco. Sai, le cose sono difficili prima e dopo diventano facili. Prima sono difficili. È uno sforzo, però. Io ho la qualifica di meccanico dei aerei e specialista di elicotteri. Sono meccanico anch'io. Già, il facile. Leggi il coso, ti dicono, leggi il libretto, rosso o nero che sia, leggi il catechismo, leggi il coso, là c'è tutto, buonanotte. Non romperti la testa, che là c'è scritto tutto. E ti hanno defraudato anche del fatto di che nessuno, qualcuno che ti dica, insomma, pensa un po', cosa te ne pare? Dimmi la tua, ma che? Leggi e basta. È questo che non quadra troppo, sai. Non No. Cioè, abbiamo delegato troppe cose, sai, no? E forza di delegare non siamo più in grado di prendersi nelle nostre mani la responsabilità della vita. Ah, già. Possiamo solo avere la speranza del Salvatore, Speranza del del Salvatore, parò, del taumaturgo, di quello che sa. sì. Ne abbiamo sentite. Sì. Ciao, scusa! Ciao Ciao, ciao! Giuseppe. Giuseppe ha messo esattamente il dito sulla piaga. Il dito sulla piaga è che l'individuo, quando si mette in ginocchio, quando si sottomette, in realtà rinuncia a se stesso. Rinuncia a costruire se stesso e rinuncia a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita. Rinunciando a questo, rinuncia al Dio che cresce dentro se stesso. Rinuncia a incontrare gli dèi del mondo che lo circondano e nel fare questo aspetta il padrone, aspetta la resurrezione, aspetta il paradiso o l'inferno che qualcuno gli darà, ma è perché qualcosa dentro di lui è stata uccisa, è stata veramente distrutta, ed è stato distrutto il Dio che cresceva dentro. Per mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra si è rinunciato alla parte più preziosa di noi stessi, è andata a morire lentamente. L'abbiamo uccisa giorno dopo giorno, violenza dopo violenza. E allora non siamo più in grado di riconoscere il divino che ci circonda perché abbiamo ucciso il divino che abbiamo dentro. Giuseppe, questo è. E vediamo un attimino alla conferenza in carrozzeria. La conferenza in carrozzeria, abbiamo detto, via Marcello 14 Mestre, che si terrà il 20 febbraio 1999, ha quattro sottotitoli fondamentali: cristianesimo, cattolicesimo, costruzione della perversione sociale,
condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici, determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale, e infine la costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino sociale di libertà degli esseri umani. Cosa vogliamo fare con questa conferenza? Con questa conferenza vogliamo illustrare l'oggettività e il mondo che ci sta attorno, com'è il mondo che ci sta attorno, com'è dal nostro punto di vista, cioè mettendo insieme alcuni elementi. E questi alcuni elementi andiamo essenzialmente alla fonte, all'origine. Se è vero, esisteva un'origine ancora prima dell'arrivo del cristianesimo. Diciamo che il cristianesimo ha preso quegli elementi e li ha radicalizzati, ne ha fatto un assoluto. Ebbene, noi andiamo a individuare alcuni di questi elementi con cui andiamo a descrivere il mondo che ci sta attorno. Dopodiché andiamo a vedere come questi elementi fatti dal cristianesimo vengono imposti educazionalmente, essenzialmente sui bambini, perché per imporre coercizione bisogna fare violenza ai bambini, e diventano elementi quasi naturali del modo di pensare, del modo di essere, del modo di rapportarsi delle persone. E vediamo come la fissazione di questi elementi in realtà non fa altro che uccidere non solo il singolo individuo, ma il sistema sociale in cui noi stiamo vivendo. È un sistema sociale che non riesce a trasformare il fuoco delle trasformazioni in essenza divina, in un modo per espandersi, un modo per crescere, un modo per avere un sistema sociale ricco, pieno di dibattito, pieno di scontri, pieno di positività per costruire il mondo, ma che arriva a mettere in ginocchio le persone, addirittura a vendere persone al proprio interno, è chiaramente un sistema sociale che muore su se stesso, cioè che si richiude, che si accartoccia. E vedremo come a questa azione oggettiva di un sistema sociale che agisce in questo modo si scontra con le tensioni interne dell'individuo che invece vuole espandersi, cioè vuole costruire se stesso, vuole dar sfogo ai propri bisogni, alle proprie tensioni, al proprio modo di essere, alla propria capacità di costruire il mondo. E questa tensione è il Dio che cresce dentro l'essere umano. Il Dio che cresce dentro l'essere umano è che non ha rispondenza nell'oggettività in cui vive, perché l'oggettività in cui vive è organizzata dai cristiani ed è organizzata in modo tale da mettere le persone in ginocchio, da sottomettere, da uccidere il Dio che cresce dentro. Per cui la soluzione dei problemi anche a livello sociale non nasce rimuovendone le cause che portano alla sottomissione degli individui, ma avviene soltanto usando la galera. Per esempio, facciamo un esempio molto semplice. Voi conoscete il problema dello spaccio dell'eroina. Lo spaccio dell'eroina è un problema che viene a incidere sul nostro sistema sociale. Bene. Lo spaccio dell'eroina si regge su tre colonne fondamentali. Abbiamo la produzione, abbiamo la distribuzione e abbiamo il soggetto che va a comprare l'eroina. Ora, della produzione sappiamo tutto, penso, sia i motivi per cui alcuni contadini hanno trasformato le loro lavorazioni, le loro culture in papaveri da oppio, sia le zone in cui questo viene prodotto. Della distribuzione sappiamo forse non tutto nome e cognome, ma conosciamo i grandi canali. Sappiamo che la mafia internazionale porta eroina, fa i soldi sull'eroina. Sappiamo che molti stati hanno molti interessi e ci giocano su quegli interessi, apparati statali. Che tanta grande industria gioca su questo, cioè dei potentati che giocano su questo, la vendita e l'acquisto, eccetera. Cioè noi abbiamo due cose oggettive che conosciamo molto bene e sui quali interviene anche lo Stato, anche la società. Per esempio, se la società trova uno spacciatore di eroina, lo piglia e lo mette in galera. Ultimamente gli Stati Uniti hanno bombardato delle piantagioni, hanno anche finanziato i talebani, però insomma diciamo che hanno bombardato delle piantagioni, qualcosa se nella forma e nell'apparenza mettono in essere. Perché? Perché lo spaccio e la produzione è conosciuto. Il terzo elemento che è fondamentale è il soggetto che si riempie di eroina. Cioè esiste una struttura emozionale, una struttura morale, etica, religiosa, che ha trasformato il sistema sociale e che prepara gli individui ad andare a comprare eroina. Cioè, se voi andate per strada, qui a Padova, oppure
l'acquirente di eroina non viene costretto col mitra alla testa a comprare l'eroina, cioè non viene obbligato con la forza a comprare l'eroina, semplicemente ha un bisogno, viene intrippato, poi c'è tutte le storie individuali, come viene fregato, come tutto quello che volete, però in realtà nessuno gli punta un mitra in testa e dice tu devi farti di eroina. Allora il fatto di che cresca il bisogno per cui questo va a comprare eroina è un fatto sociale, è un fatto educazionale, è un fatto di trasformazione della persona, e la trasformazione della persona, dell'acquirente che va a comprare eroina, è data soltanto dall'esistenza del cristianesimo. Cioè il cristianesimo trasforma educazionalmente le persone e le prepara in consumatori di eroina. Chiaramente non è che tutte le persone che sono educate al cristianesimo diventano consumatori di eroina. Per arrivare a questo occorrono delle risposte del soggetto, cioè all'organizzazione di condizionamento educazionale generalizzata, tutte le strategie che il cristianesimo mette in atto e che ha messo in atto da secoli, no? Esistono delle risposte soggettive, delle risposte personali. Ebbene, esistono tutta una serie di risposte che vengono date dalle persone che vanno alla fine a comprare eroina. Ma le risposte che danno le persone sono dei divini che cercano di crescere, e quei divini incontrano un'espressione che li porta a comprare eroina. Per cui tutto lo spaccio dell'eroina in realtà si regge su tre colonne. Bene, in questo sistema sociale non si fa nulla per impedire all'acquirente che va a comprare eroina, anche se si mette in galera lo spacciatore e si distruggono le piantagioni. Per cui tutto lo spaccio dell'eroina, ricordatevi, è fatto dal cattolicesimo. Cioè il cattolicesimo prepara i futuri consumatori di eroina. L'unica risposta che il sistema sociale riesce a dare in questo contesto è l'arresto degli spacciatori, ma non è in grado di mettere in atto delle strategie affinché trasformare la struttura educativa in modo tale, o educativa per modo di dire, affinché non costruisca degli acquirenti. E questa è la cosa assolutamente perversa, perché come ci sono delle risposte per l'assunzione dell'eroina, ci sono tutta una serie di risposte marginanti, tutta una serie di risposte illegali. Pronto? Chi sei? Franco. Dine. Marco Dine. Ecco, adesso mi sono. Sono io. Sì. Mi sento? Sì. Parla sul microfono. Sì. Ah, io non decidi di parlare al microfono. Sto parlando al microfono. Bene. Intanto ciao Beppi, che è appena telefonato. Sei appena telefonato Giuseppe? Sì. Giuseppe, sì, ascolto Beppi, non sei stato molto chiaro. Beh. Soprattutto nella prima parte del tuo discorso. Ciao intanto. Non sono d'accordo, Claudio, sulla storia del cattolicesimo che produce consumatori d'eroina. Se te mi dici che questa gente ha bisogno di pensare bene che cazzo gli pensa, sono d'accordo con te. Ma che questo prepara l'eroina, non sono d'accordo. È una roba pochettino più complessa, secondo me parte molto più a fondo e non sono d'accordo con il cattolicesimo. Purtroppo fa del peso, fa dell'eroina, ma com'è, fa una certa esperienza che sicuramente lo porta lontano dalla Chiesa, l'esperienza è molto peso. Però non sei in grado di sentirti, stai sentendo malamente, non posso fare nessuna ragione. Non sto parlando, sto solo ascoltando. Aspetta che non sento niente. Sì. Rimuova il telefono. Dimmi. Sì. No, sto ascoltando quello che mi stai dicendo. No, ma mi rimuova il telefono, faccio fatica a capirmi. Un telefono da merda. Va bene, dai, non importa. Che parleremo a mio dico più casa, tu mi fai una trasmissione insieme sta roba, perché è molto bella. Quando che te vuoi? Sì, quando sei possibile. Adesso spiega meglio questo concetto, perché non era. Sono di tanti anni luce a quello che ti ho detto. Va bene, ciao, d'accordo, ciao. Saluto a tutti, anche a Beppi, ciao. Ciao, grazie, ciao Franco. In effetti questo problema qua è un problema che tocca moltissimo le persone. In effetti, da questo punto di vista, non siamo molto d'accordo io e Franco, abbiamo due visioni diverse. Non che siano diametralmente opposte, ma io sostengo questo praticamente, che l'individuo, fin dal momento stesso in cui nasce, subisce tutta una serie di sollecitazioni alle quali lui dà soggettivamente delle risposte, cioè vive in un mondo che lo sollecita a crescere in una direzione e lui dà delle risposte.
Ora, le risposte chiaramente appartengono al singolo soggetto e alla situazione che lui incontra. Però se la situazione tende a sottomettere le persone, tende a rendere le persone disperate. Non tutte chiaramente vengono disperate, che sei il furbo, che sei quello che fa, che sei la classe media, cioè che sei i comportamenti normali. Però, data una struttura educazionale coercitiva quale esiste in questo momento, esiste tutta una serie di risposte da parte di individui che potremmo anche descrivere in maniera diversa, che se qui, adesso, farsi eroina è un modo, diciamo così, drammatico, cioè che tu ti puoi capire, però esistono tanti comportamenti devianti che avvengono proprio come risposta. Cioè, se io costruisco la fobia sessuale, cioè il sesso lo reprimo in modo assoluto, è chiaro che ho delle risposte fobiche. Che poi queste risposte fobiche abbiano dei comportamenti delittuosi oppure non abbiano comportamenti delittuosi dipendono anche da altre cause. Però se io reprimo il sesso nei bambini, li massacro di botte perché si masturba e con tutto quello che avveniva, la risposta interna, la risposta intima dell'individuo diventa una risposta che è emarginante rispetto alla struttura sociale. Esistono non solo il bisogno fisico, esiste un bisogno mentale, un bisogno morale, un bisogno etico, un bisogno di insoddisfazione, esiste anche il senso della sconfitta personale, cioè esistono tanti sensi che portano effettivamente ad assumere eroina. Chiaramente sono risposte soggettive, cioè sono risposte della singola persona a una imposizione che però è generalizzata. Allora, dato questo, a dire che poi si sia o meno d'accordo, abbiamo tre colonne su cui si articola lo spaccio dell'eroina. Abbiamo la produzione, la distribuzione e il consumatore. Se noi eliminiamo, mettiamo in essere delle strategie che portano a non costruire dei consumatori, bene, già il fatto la produzione e la distribuzione non hanno più nessun senso. Però se io ho un consumatore che richiede comunque l'acquisto dell'eroina, comunque ci sarà la distribuzione e comunque ci sarà la produzione, sarà solo una questione di prezzo. Il prezzo può salire o scendere se la distribuzione è tanta, se la coltura è tanta, eccetera. Però sarà solo una questione di prezzo. Il nocciolo fondamentale è il consumatore. Il consumatore è quello che decide sia il prezzo sia lo score della roba. Dopodiché il sistema sociale può anche dire... io arresto sì lo spacciatore, io do delle pene al consumatore perché il consumatore sta distruggendo se stesso, per cui danneggia il sistema sociale, però mentre io colpisco questo metto in atto delle strategie per impedire che ci sia il bisogno di ricorrere all'eroina. Pronto? Sono Marco. Ciao. Voglio collegarmi un po' con i discorsi che ho sentito adesso ultimamente, no? E voglio portare la mia testimonianza perché ho anche la registrazione e quindi posso documentare quello che dico. Durante una trasmissione alla RAI in mattina sul 3131 un signore parlava di Apollonia, no? Dopo le vicende durante Solidarnosc eccetera, cosa è caduto il regime comunista, Solidarnosc sappiamo che le sta aiutando tantissimo dalla Chiesa, no? Bene, e subito dopo che cacciava l'ESA al potere eccetera, quindi si instaurerà un nuovo sistema del governo in Polonia, si entra clandestinamente, non so se ha parlato di 12.000 o 20.000 colombiani, e questa notizia l'ha data sottolineando il fatto, almeno uno che ha parlato di droga, ma come che ha parlato, come che ha dato la notizia nel contesto insomma che ha data, si capiva perfettamente che gli avrebbe fatto entrare insieme ai colombiani diciamo anche la droga. Questo per dire cosa? Non certo per essere d'accordo con quello che ti sostieni che la Chiesa prepara delle persone che poi virtualmente diventa persone che... Il sistema educazionale cattolico. Sì, che si droga. Ma poco di gas, sto fatto proprio i discorsi che stavi facendo un momento fa. Come mai che appunto prima, durante il regime comunista, non vi era assolutamente una certa libertà, diciamo, di commerciare certe robe. Croà quel potere, subito dopo che c'è poi mai altri, la Valesa e Solidarnosc compagnia Bea,
Se entra in Polonia subito un giro di persone e di robe, insomma, che non dava tanto bene. Senza parlare di quello che commerciava, che si era sentito, dopo non si era più sentito niente di quello che faceva i preti e frontiere e compagnie varie, perché si era sentito delle denunce raccapriccianti. Questo non per dire che la Chiesa sia responsabile dei traffici di droga imponenti anche in Polonia, ma come mai certi governi che la Chiesa sostiene e dopo in un certo senso gli permette anche certe realtà, insomma certe situazioni che non esiste assolutamente molto bene, tutto qua. So se mi lo spiega. Sì, ho capito. Ecco, comunque ho questa registrazione e con l'intervento di questo signore, mi sembrava anche una persona che di politica che ne sapeva parecchie, anche che sapeva parecchie cose, tra l'altro che ha discusso anche della Russia, che addirittura che ha dato notizie che era raccapricciante, in quanto diceva che la mafia, anche nostra, la stava investendo quantità enorme di capitali in Russia, appunto perché col crollo del comunismo si apriva un certo tipo, insomma, dei commerci, di affari e dei mercati. Ecco, tutto qua. Ciao, ti saluto. Claudio? Sì? Sì, mi hai detto sentito? Sì, sì, ti ho sentito perfetto. Buon, dai. Ciao. Ok. Io voglio dire una cosa. Tutti quelli che sono i giochi politici, i giochi di vendita e d'acquisto, quello mi interessa relativamente, cioè mi interessa sì, dal punto di vista che la Chiesa Cattolica in realtà vive su questo modo di essere, per cui l'introduzione della roba in Polonia è una roba abbastanza relativa, ma a me non mi interessa questo, cioè, nel senso che quello che io voglio far capire è le condizioni emozionali delle persone, cioè come le persone vivono emozionalmente la sottomissione. Pronto? Claudio, sono Franco Di Dolo. Ciao. Ti ho appena parlato appena adesso del fatto che religioni monoteiste porta alla droga. Diciamo, ti davo quasi la ragione, ti spiego subito perché. Qua mi ho un libro che è Farmaci, droghe e cervello. E droghe, tanto per fare presente a Franco, e droghe e usava addirittura anche, siccome che tempo fa ti ho detto che c'era varie forme del paganesimo, giusto? Sì. Ecco, e c'era anche queste forme del paganesimo che faceva uso di droga, sì, insomma. Scherzi, e c'era insomma l'oppio, e te sì, sai che dall'oppio viene fuori la morfina, giusto? Sì, io piace, ecco. Usavo il Medio Oriente, esattamente. E la morfina naturalmente, come che si sa su qualsiasi esame del laboratorio e cose varie, la morfina la produciamo anche noi altri, non è solo una pianta. In alterazione della percezione, in stregoneria, ci si addestra proprio a produrla subitivamente. Esattamente, esattamente. Addirittura sti santoni, ma non solo, diciamo, dal periodo sumerico, prima pro-sumerico, anche durante il periodo ebraico, quando c'è stata la famosa scissione e tutte quelle cose là, i santoni o sacerdoti, cosa che gli faceva? Gli faceva uso di sto oppio per fare credere al demonio oppure a sto presunto Dio, addirittura cosa che gli faceva anche? Gli andava anche in trance. Era, a parte il trance in se stesso, sì, c'erano tre vie che portavano alla conoscenza. C'era l'autodisciplina, esatto, il sognare e la droga. Esatto. Per cui, già detto, è pacifico. Infatti, sì, è provato qua. Infatti, se Abramo era un intossicato da oppio. Esattamente. Abramo chi per esso. Esattamente. Va bene, io devo chiudere perché è arrivato il mio canto. Ciao Claudio. Ciao, grazie di avermi ricevuto. Ciao. Ciao. Bene, chiudo qui la trasmissione Magistra con Aria Paganesimo, sono arrivati i miei sostituti, li ringrazio perché ormai sono stufo e ci risentiamo esattamente giovedì prossimo con la trasmissione Magistra con Aria Paganesimo. Vi do appuntamento presso Carrosseria, via Camarcello 14 Mestre Venezia, sabato 20 febbraio alle ore 16, per cui questo sabato alle ore sono in carrosseria a fare una conferenza.